Sviluppare le competenze delle persone è una delle chiavi del successo delle aziende. Occuparsi di questo aspetto è dunque necessario per la direzione del personale, come emerso nell'ambito del convivio 2016 di persone e conoscenze. La vera differenza che porta poi al successo dell'implementazione dei progetti in ambito HR è quello di riuscire a personalizzare e a calare sul singolo individuo il progetto di crescita. In ambito di gestione delle competenze, di valutazione delle competenze, quello che è fondamentale è sicuramente avere una fotografia di quello che è il bagaglio tecnico-conoscitivo dell'individuo rapportato rispetto al ruolo. Riuscire a fare questa misurazione dà sicuramente evidenza di quelli che possono essere gli eventuali gap formativi su cui attivare chiaramente dei piani di formazione e dei piani di sviluppo, piuttosto che nella misura in cui invece la persona dimostrasse avere un tecnicismo, una conoscenza e una valutazione delle competenze da high performer, andare a impostare un piano di crescita in maniera tale che la persona vada nel tempo a ricoprire ruoli sempre più importanti. Quello che è fondamentale in questa fase è riuscire a correlare la strategia organizzativa rispetto allo sviluppo delle persone, cioè fare dei piani di valutazione delle competenze, quindi partire con una logica di valutazione, di sviluppo, di formazione e di sostentamento della persona all'interno del ruolo, senza tenere in considerazione quella che è la strategia dell'azienda e quindi il percorso che l'azienda stessa vuole fare nel tempo, rischia di slegare i due meccanismi e rischia non solo di non portare al raggiungimento del risultato dal punto di vista organizzativo, ma anche di scollegare quelle che sono le esigenze e i desiderata dei dipendenti nel tempo. E i desiderata dei dipendenti sono ormai molto diversi, visto che nelle organizzazioni convivono fino a 4 generazioni diverse che possono rappresentare non un ostacolo, quanto uno stimolo. In Compass Group stiamo sviluppando un progetto di inserimento delle giovani generazioni a un progetto stage, un progetto internship che coinvolge tutto il territorio nazionale. All'interno di questo progetto ci stiamo occupando di tutte le fasi, dalla fase di recruitment e selezione alla fase di gestione, e quindi supportiamo i manager locali nella gestione di queste giovani generazioni. Quindi nella mia azienda convivono persone dai 18 anni ai 60 e anche più. Ovviamente da parte del Dipartimento Risorse Umane c'è un'attenzione a supportare questi scambi, fare sì che siano proficui e aiutare le giovani generazioni a inserire nuove idee, nuovo entusiasmo e nuova motivazione all'interno di un contesto organizzativo strutturato e costituito da persone che lavorano in azienda da molto tempo e la conoscono molto bene. E quindi lo scambio è tra chi conosce bene l'organizzazione, ci lavora da molto e forse ha bisogno di nuovi stimoli, e chi invece si affaccia per la prima volta sul mercato del lavoro e deve accrescere le proprie competenze e lavorare nell'integrazione con il resto del team. Sviluppare le competenze significa anche gestire le emozioni, alla base di ogni cambiamento, un percorso che richiede sempre più l'aiuto di consulenti specializzati. Chi sta alla guida di un team piuttosto che alla vertice di un'organizzazione deve avere le capacità di canalizzare le emozioni degli altri, guidare le persone in un flusso condiviso, emotivo, verso il goal comune. Il manager deve avere la capacità di andare a intervenire sulle emozioni, quindi di cambiarli sia in se stesso che negli altri, e comprendere il fatto che le emozioni non sono una cosa fissa, ma hanno un carattere evolutivo, quindi cambiano costantemente. Come business coach penso che questa è una delle qualità più importanti che un manager deve avere per riuscire effettivamente a raggiungere i goal insieme al proprio gruppo, di saper governare la dimensione emotiva di se stessi e degli altri in funzione alla sfida che uno trova davanti a sé. Sviluppo fa anche rima con valorizzazione delle persone, e un progetto di successo di engagement è quello del Teatro dell'Opera di Roma. Un progetto molto interessante che sto portando avanti per lavorare sull'engagement delle persone è la realizzazione di un documentario sul dietro le quinte del Teatro dell'Opera, perché normalmente vengono intervistati i cantanti, i musicisti, i direttori d'orchestra, i registi, invece non viene mai data visibilità al lavoro di tutti questi tecnici che sono appassionati del teatro e che normalmente non hanno
hanno mai visibilità, quindi da una parte diventa uno strumento di comunicazione verso l'esterno del teatro, ma al tempo stesso diventa un'operazione molto importante per dare risalto al lavoro dei singoli individui e farli sentire parte di una grande famiglia che si occupa di loro e che li valorizza.